Ma andiamo avanti col TV Giornale per parlare di un regista a soli 18 anni, il regista di un cortometraggio che parla di un tema tutt'altro che banale, o meglio, l'elaborazione di un lutto da parte di un bambino per la perdita della madre. È un cortometraggio di Edoardo Pappi, un giovane ferrarese che con l'attore Paolo Garbini, che interpreta il padre di questa storia, ci racconta che film è. Sentiamo. Aveva 8 anni quando si è avvicinato alla cinematografia e ora a 18 è già un regista di cortometraggi. Quello realizzato più recentemente, 2 weekend nel mese di marzo, e un breve girato fra Ferrara, nelle mura estensi, e Lido di Volano. Un corto fatto di attori che non usano le parole ma solo i gesti e la mimica facciale per raccontare la storia di un bambino che improvvisamente perde una madre, per questo deve rielaborare il lutto dell'improvvisa perdita, attraverso il legame affettivo che c'è con suo padre. Il giovane regista è Edoardo Pappi, che appunto vuole raccontare che cosa succede ad un bambino quando improvvisamente perde un genitore. Pappi infatti spiega come il suo film racconti soprattutto come vengono interpretate tutte le elaborazioni del lutto da parte di quel bambino. C'è la depressione, la rabbia e poi ovviamente il lutto si elabora. Tutto in 10 minuti, senza dialoghi, senza musiche, semplicemente con i suoni della natura, della lenzuola, delle mani. Un cortometraggio autoprodotto realizzato in collaborazione con Ferrara Film Commission e che presto parteciperà al Festival del Corto di Roma. Un corto che va visto perché. Emozionarsi con dei sentimenti veri, che sono quelli che spesso mancano, comunque si perdono nel contesto di molti film, cioè vanno via, scivolano, diciamo, scivolano via. E invece in questo corto si parla semplicemente di sentimenti, quelli più semplici come la tristezza, la depressione, ma anche la ritrovata serenità poi nel finale. E, quindi sì, sostanzialmente per emozionarsi con una storia semplice ma vera alla fine. Il padre di questo bambino è interpretato da un attore ferrarese, Paolo Garbini, che spiega chi è il suo personaggio. Un padre come tanti che improvvisamente deve fare i conti con il fatto che suo figlio, l'unico legame indissolubile che esisteva con la moglie, non avrà più una madre come seconda figura genitoriale di riferimento. La perdita assoluta con la morte mette in crisi in maniera drammatica perché impone una ricostruzione unilaterale dei rapporti, dell'ambito familiare e soprattutto la responsabilizzazione di quel genitore rispetto al figlio, che davvero è, diciamo così, molto gravosa e molto difficile. E impone un cambio di prospettiva totale sulla vita. È quello che poi fa il mio personaggio, credo in maniera molto positiva, perché l'elaborazione del lutto nel film passa anche attraverso questo, cioè attraverso la ricostruzione in tempi relativamente brevi. Il mio sogno per il futuro, non so, fare il regista? Cioè, fare il regista.